Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi come voglio farvi vedere un trucchetto semplicissimo per avere capelli ricci, più definiti e ancora più gonfi. Quindi se state cercando capelli voluminosi, questo è il video che fa per voi. Allora, ci basterà semplicemente avere questi, ovvero i vecchi di cicogna. Quindi adesso andrò a lavarmi i capelli e vi faccio vedere come applicare semplicemente questi vecchi di cicogna. Un altro trucchetto che vi voglio svelare per avere i capelli ancora più ricci è utilizzare il balsamo. Utilizzare il balsamo prima di utilizzare lo shampoo. Io ho imparato a lavarmi soltanto la cute con lo shampoo e sulle punte applicare soltanto il balsamo, oppure applicare la maschera, senza però utilizzare lo shampoo sulle lunghezze, perché lo shampoo, essendo molto forte, va, anche se sono shampoo delicati, va comunque ad attaccare e a indebolire la struttura delle nostre lunghezze. Quindi io vi consiglio, ma poi potete fare come volete, di utilizzare solo il balsamo sulle lunghezze e di lavare solo la cute con lo shampoo. Quindi adesso vado a lavarmi i capelli e poi torno con voi per vedere come applicare il vecchi di cicogna. Allora, ho lavato i capelli, adesso insieme a voi, prima di applicare i beccucci, come sempre andiamo un po' a dare forma al cappello, quindi Tendiamo a ricciarlo un pochino in questo modo qua. Ecco qui. Anche qua andiamo a fare proprio questi movimenti qui. Lo fanno ancora più riccio. Ci mettiamo così e facciamo questo movimento qua. Bene. Dopo Chi vuole può proseguire lo stesso e mette soltanto i beccucci senza mettere niente, se non preferisce non utilizzare uno styling. Se no io vi consiglio di utilizzare una crema, una spuma, qualcosa, perché in questo modo lo styling viene ancora meglio. Io sto usando, come nell'altro video, questo di Adorn, ricci senza capricci. Devo dire che mi trovo benissimo, lo adoro, e infatti credo che lo utilizzerò sempre perché veramente è fantastico. Quindi vado a mettere un po' di questo prodotto. E lo vado a spalmare nelle mani. Mi metto in testa giù e vado a sporcare un po' i capelli con questo movimento qua. Quindi dal basso verso l'alto e li stringo, arricciandoli ancora un po' di più, come se li dovessi asciugare normalmente. Benissimo, quindi questo è, come vedete, l'abbiamo sporcati un bel po'. Quindi, per dare volume, semplicemente prendiamo un beccuccio di questi qua e andiamo semplicemente a metterlo qui, così, e a gonfiare un po' il capello. Quindi lo facciamo così su tutta la testa. Perfetto, quindi dopo aver ottenuto questa pettinatura sciocchissima, andiamo ad asciugare i capelli. I capelli li andremo a asciugare con il solito nostro diffusore, quindi armatevi di pazienza, ma i capelli ricci necessitano del diffusore. Quindi adesso li andremo ad asciugare. Quindi, adesso vi fermo un attimo, asciugate finché i capelli non saranno completamente asciutti. Quando sono asciutti, lasciate ancora i beccucci per 10 minuti, un quarto d'ora, oppure se avete più tempo anche per un'ora. Però se non l'avete va bene anche un quarto d'ora, 10 minuti. Dopodiché, quando finisco di asciugarmi i capelli completamente, tornerò con voi per farvi vedere l'effetto finale. Ok, eccomi qua. Allora, per mancanza di tempo purtroppo io non riuscirò completamente ad asciugare i capelli, perché se no non riesco a farvi vedere il risultato finale, però sono leggermente umidi. Quindi adesso andiamo a togliere i nostri beccucci. Benissimo, allora, adesso io andrò ad asciugarli ancora un pochino, perché purtroppo io ce l'ho ancora bagnati, però
se voi li lasciate asciugare anche tutta la notte, questo è il risultato che otterrete. Vedete com'è questo riccio? Poi vi consiglio, dopo aver tolto le cicogne, ovviamente rimarranno leggermente umidi i capelli, quindi andate di nuovo in testa giù e asciugateli col diffusore finché non sono veramente asciutti. Guardate ancora, dopo finire di asciugare, però guardate con questo metodo, non so se si riesce a vedere dalla cam perché non so cosa si vede, però guardate come i capelli sono definiti, cioè con dei semplici beccucci noi abbiamo fatto tutta questa definizione al capello. Questo però anche grazie al fatto che noi abbiamo utilizzato il balsamo sulle lunghezze senza utilizzare shampoo. Vedete come sono definiti? Adesso voi non li potete toccare, ma sono di una morbidezza incredibile. Sono davvero molto contenta e pensate che non li ho lasciati asciugare completamente come dovrebbe essere il vero procedimento. Cioè, se voi se li lasciate asciugare completamente la mattina, vi svegliate con dei capelli boccolosissimi. Cioè, è una cosa fantastica. Posso dire che adesso devo ancora finire un po' di asciugare perché sono ancora un po' umidi. Non so cosa si può vedere, però dico che l'effetto è veramente, veramente spettacolare. Adesso continuo ancora ad asciugarli un po' e poi ci rivediamo dopo con le foto finali. Ecco voi, questo è il risultato finale. Benissimo ragazze, questo è il risultato finale di quello che otterrete alla fine dell'asciugatura. Quindi, se il video vi è piaciuto, mettete un pollice su e iscrivetevi al mio canale per non perdere nuovi video sui capelli ricci.